funziona ancora. Buonasera, buon sabato sera, siamo nuovamente in vostra compagnia e ci resteremo per tanto tempo ancora, come recita il nostro titolino, perché ormai oggi è il giorno della data. I pissi pissi, lo dico prima di presentare tutti i protagonisti di questa sera, i pissi pissi bau bau che arrivano da Roma dicono che il Premier Conte ha pronto un piano da presentare al calcio nel caso tutte le condizioni legate all'aspetto salutare e pandemico dovessero andare nella direzione che anche i dati di oggi lasciano intendere, presenterà al calcio l'ipotesi di far ripartire tutto, parlo di campionato, il 14 giugno, con la stagione, e questo saranno affari della Lega e della Federazione, che finisce entro il 26 di luglio, perché dalla Francia oggi arrivano le dichiarazioni che Lione Juventus si gioca il 7 di agosto, e parlo di Champions. Queste sono le date, queste sono le notizie, ma ci sono anche tante notizie in chiave fiorentina legata anche all'argomento che abbiamo trattato ieri sera, cioè lo svuotamento della preoccupazione dei sei asintomatici della Fiorentina. Ne parliamo con Gabriele Caldieron, labaroviola.com. Ciao Gabri, benvenuto. Ciao Giorgio, un saluto a tutti i telespettatori. Ritorna, grazie alla partecipazione attiva per la soluzione di questo problema dell'associazione stampa con il suo presidente Sandro Bennucci. La regione ha dato il via libera, quindi un ospite in più in studio. Questa sera tocca a Enrico Roscitano. Ciao vecchia Roscia. Ciao, buonasera. Forma smagliante ti trovo, bene, sono contento di riaverti qua vicino. Perfetto. Sempre due metri di distanza, ma ci sei. Insomma, sono due metri, un metro. Ne basta 1,80, quindi. Va bene. Skypato da casa Stefano Chini. Ciao Stefano, ben ritrovato. Ciao Giorgio, buonasera, è sempre un piacere. E impostazione Mail e News, Gabriele Taverni. Gabri. Ciao Giorgio, buonasera. Come sempre, per contattarci 342-1971-871 oppure alla mail a tuttogol@toscanatv.com. E anche a Gabriele Taverni, dato che ce l'ha, è corretto dare una targa, perché è vero che qui come emittente nostra, ma lui è anche, se non soprattutto, Fiorentina News, per cui così abbiamo fatto sì tutte le cose sotto tutti i punti di vista. Allora, primo giro di pareri su questa notizia. Io non voglio dire niente, parlo di notizie. 14 giugno, pronti via il campionato, Gabri. Beh, era l'ora, e se qualche settimana fa, sempre con i protocolli a porte chiuse. Oh, questo è assodato. A porte chiuse per una vita. Questa è l'idea che esce da Roma, poi in attesa di l'assemblea in fase di emergenza mercoledì prossimo, e sembra che sia anche la data dell'incontro tra Conte e compagnia cantante. Ci aggiungiamo che il CTS, cioè il Comitato Tecnico Scientifico, nella giornata probabilmente di domani darà la Bibbia libera da seguire. Ok. E direi finalmente, ne parlavamo le settimane scorse, quando dicevamo che forse il dio denaro e il mero denaro avrebbe vinto su queste questione, su questi cavilli da risolvere. Alla fine probabilmente sarà così. Incuriosisce il fatto che ancora non ci sono notizie ufficiali, ci arriveremo ovviamente, però il tuo cappello iniziale è fondamentale. Una data però già l'abbiamo incastonata, che è quella del 7 agosto. A Torino si giocherà Juventus-Lione di Champions League a porte chiuse. Io non so se è a Torino. Così io non so se è a Torino. Il presidente del Lione... Va bene, io... Questo è ancora... Si gioca Juventus-Lione. Va bene. Dove subiudice? Allora, telefoniamo a Michel Aulà e gli diciamo Dili che si informi meglio. Che si informi meglio. Comunque, di fatto, la data è già incastonata. E questo è un segnale di ripartenza, un segnale molto importante. Però il fatto che l'Italia si faccia cogliere impreparata, perché ancora non ha snocciolato date, fa capire anche che a livello calcistico siamo sempre lenti con i tempi. E questo non va bene. Attenti. Enrico, tu vedo che hai un quintale di ritagli di giornali, ti sei preparato? Sì, ma mi sono preparato perché faccio sempre i paragoni tra le situazioni degli altri paesi e le situazioni dell'Italia, e credo che la situazione dell'Italia si trova in queste condizioni, in questa condizione di incertezza, perché credo abbia il più inadatto ministro dello sport che potesse trovare.
un vero e autentico nemico del calcio. Forse questo mi ha portato a propendere più per la... Per il no e non per il sì. Per la ripartenza che non per chiudere tutto. Io ero uno di quelli che avrei chiuso tutto, ma forse ai momenti in cui meritava di essere chiuso tutto, adesso c'è un'apertura da parte di quasi tutti i paesi. Non vedo perché il nostro ministro dello sport anche oggi continua a dire ma se continua così è difficile. Quando Conte arrivano poi i pessimisti. Oltretutto poi dà anche, a seconda della situazione, rilascia dichiarazioni diverse, perché ha detto oggi che se il CTS ha già scollinato tutte le varie cose per cui arriva sotto il viceministro. Ci sono anche insomma delle dichiarazioni importanti da parte del sottosegretario alla salute Sandra Zampa, che appunto dice non è stato... È molto cauta comunque sotto il punto, però comunque apre, dice, si apre, apre. Prima era tutto chiuso, adesso è quasi tutto aperto. Ha anche detto che il ministro Speranza ha la speranza di far ripartire, di far ripartire il calcio. Devo dire che il problema è sicuramente il protocollo che deve essere letto in la salute prima di tutto. E poi deve prevedere sicuramente il caso di contagio di un giocatore, che cosa succede, perché questo ancora non l'ha chiarito nessuno. Posso provarci? Io sono per metterlo nella sua cameretta in quarantena e continuare. E quello sarà. Come è stato fatto. Quello sarà. Su questo avrei una provocazione, ma forse come il tempo è stato prima fatto in Germania, praticamente, quando il colone ha avuto 3 asintomatici e sono stati messi in quarantena. C'è da fare una specifica. Questo sarà se i positivi sono asintomatici. Se il contagiato è sintomatico, la cosa si complica. Però, se si applica il protocollo pedissequamente, con molta attenzione, è pressoché impossibile che ci sia un contagiato sintomatico, perché tutto questo, mi sono dimenticato di dirvi e poi vado anche da Stefano Chini, che prevede dal 18 di maggio, perché è la data da cui parte tutto l'architrave, le squadre con chi lavora diventano un blocco unico e per 15 giorni quelli sono e quelli stanno tagliati fuori dal resto del mondo. Quindi è difficile, se cominci così, che tu possa portare dentro qualche contaminazione. Speriamo che sia così. Io sai che non ho una grandissima fiducia nei giocatori e quindi non vorrei trovassero il modo di svigolare. Ma sai, in questo caso credo che pagherebbero. Speriamo, speriamo. Stefano, la tua su questi avvisi di date. Che finalmente si parte. Ed è giusto ripartire. Io te lo dissi anche il 18 aprile, quando ero ospite sempre via Skype della vostra trasmissione. A me ha sempre dato un po' fastidio coloro che riducchiavano quando si parlava di calcio, non è una cosa importante. Certamente ci sono altre cose più importanti, per carità, ma il calcio fa parte della nostra società ed è bene che riparta. Stiamo programmando una fase 3. Benissimo, in questa fase 3 deve ripartire anche il calcio. È chiaro, è bene ribadirlo, è un calcio non quello dei figli di un dio minore, come ami tu dire Giorgio, quello purtroppo ha grossi problemi. Riparte il calcio che ha esigenze economiche. Io non ci trovo nulla di scandaloso, c'è in ballo il rateo dei diritti televisivi di quest'anno. Io non ero preoccupato nemmeno quando qualche settimana fa, appunto anche nei vostri studi, traspariva qualche fase di pessimismo legata all'ipotesi della causa di forza maggiore, magari dichiarata dal governo, che avrebbe contrattualmente obbligato le televisioni a pagare il rateo. Perché non ci dimentichiamo che prima del coronavirus in Lega c'era un argomento molto importante che è stato congelato e che dovrà essere ripreso. Ora nella riunione straordinaria del 13 maggio si parlerà ancora dei diritti di questo triennio, ma attenzione, c'è in ballo il triennio 2021-2024. Corretto. Per il quale si era fatto tantissime discussioni che sono state congelate. E ovviamente tu cosa fai? Costringi le televisioni a pagare magari per un evento annullato? Stai sicuro che al tavolo del triennio
successivo per i diritti, non arriveranno mai a darti ciò che chiedeva e che chiederà la Lega. E attenzione, e che comunque tanti, non daranno, e che comunque non daranno qualunque cifra chieda, Perfetto. E non credo nemmeno che con questi chiar di luna arriveranno tanti tycoon o broadcaster dall'estero. Quindi bisogna fare con ciò che abbiamo in casa. Perfetto. Quindi bisognava ripartire. Poi tra l'altro, Giorgio, io ti dico, chi pensa che annullando questo campionato si guadagna tempo utile per poter fare poi il prossimo campionato e farlo partire regolare, secondo me sbaglia. No. Perché approfittiamo di queste 12 partite che mancano per sperimentare. Tanto il campionato è falsato, falsato in senso buono. Le condizioni iniziali non ci sono più, ovviamente, si gioca a porte chiuse quando avevamo iniziato a porte aperte. Vediamo cosa accade, sperimentiamo, perché così riusciamo in corsa a trovarci preparati per il prossimo campionato e ad applicare delle regole costanti. Prima sperimentazione, Enrico, le 5 sostituzioni. Sì, che sono state approvate dalla... dall'IFAB. Sì. Ora, ti piacciono, direi... non ti piacciono? Ma direi che hai paura che stravolgano troppo il concetto, perché entrano non escono più, cioè d'ora in poi sarà sempre 5. Io credo che... No, questo no. Qua nel prossimo campionato c'è da riparlarne. Sono state accettate le 5 sostituzioni per la partenza, per la ripartenza. E secondo, secondo te non ci sarà nessuno che dice proseguiamo così? Sai, diciamo che ora, visti i pochi allenamenti che faranno a livello collettivo, perché se si parte il 14 giugno si parte con gli allenamenti c'è 18 di maggio, c'è un mese. Insomma, ma non credo, sono rimasti almeno parecchi sono rimasti fermi per 2 mesi. La Juve ha avuto la furbizia di mandarli tutti fuori dove si sono potuti allenare. Voglio dire, io credo che le 5 sostituzioni, ricordiamo che rimangono sempre 3 per i primi 90 minuti, però è una mossa che sicuramente tutto il mondo del calcio dirà è stata a vantaggio della Juve, visto la lista che ha. Tu è già entrato in campo, hai capito? Guarda che ce n'è di Juve stasera. Però, tutto il calcio dirà così, ma per me sono necessarie. Entro a gamba tesa, perché quando... rispetta la distanza sociale. Entro a gamba tesa, ma rispetta la distanza sociale. Figurati, io rispetto il regolamento arbitrale con le 18 regole, perché la 18esima è il buon senso. Che non applica mai più nessuno. Lo ha detto lei, dottor Micheletti, non mi permetterei mai. Ma detto questo, il fatto che con anche l'intervento di Stefano e tuo, parlavamo di campionato falsato. E mi si è accesa la lampadina, perché le dichiarazioni di Dusan Vlahovic, che ha avuto il coronavirus, sta bene, il calciatore e tutto, ha detto sarà difficile per i calciatori come noi che hanno avuto il coronavirus tornare in forma. Ecco, allora mi si è accesa la seconda lampadina, ho fatto tutto l'impianto elettrico nuovo e ho pensato alle dichiarazioni di Scaroni, presidente del Milan, che dice noi abbiamo qualche giocatore contagiato, ma insomma... se stanno migliorando. Ufficiale Milan, 0 contagiati. Oggi quindi, è stato smentito. Sì, dal Milan stesso. Quindi sì, dal Milan stesso. Bisognerebbe capire anche al Milan se conta più il presidente o l'ufficio stampa, ma questo lo lasciamo ai posteri. Però mi piacerebbe comprendere una cosa. Visto che col discorso della privacy non hanno detto né quanti sono, né chi sono i contagiati, il campionato potrebbe essere falsato per alcune, perché magari gli mancheranno 2-3 giocatori al top della forma, ma perché ne dovesse avere 7, 8, 10, 12? Allora, non mi voglio far bello con cose che non so. Lo ha detto ieri sera Tommaso Mattei e tutto quello che ha detto, che vi sto per ricordare, ha ritrovato riscontri sulla stampa di oggi. I dati legati alla soglia del contagio coronavirus per quello che riguarda il calcio sono completamente diversi dai dati che riguardano le persone comuni. Sono, adesso io non so se il termine che uso è corretto come rapporto, ma la soglia è molto la più bassa. La carica virale. Banalizzo il concetto. Un calciatore risulta contagiato con dei dati che messi su una persona normale lo farebbero essere normale. Per il mondo del calcio è contagiato, non so se rendo l'idea. Ti riferisci alla carica virale che è stata sottolineata anche dalle società. Quello però che il fatto che Vlahovic lo ha avuto e dice... Se non fosse Vlahovic, sì, se non si chiamasse Vlahovic ma si chiamasse Vlavicci e facesse l'idraulico, può girare tranquillamente e lui risulta tra i sani. Ok. Siccome si chiama Dusan Vlahovic e fa il calciatore, ammesso non concesso che sia lui, ora risulta asintomatico. Perfetto.
Però, quindi la fatica è legata a quanto lo hai avuto prima, non ora, perché ora è una minima alterazione. Ma io su questo sono d'accordissimo, però la testimonianza comunque di un calciatore, che è uno dei pochi di fatto che ha esposto questo problema e che dice io l'ho avuto, e secondo me, che comunque è un 2000, non lo dimentichiamo, a 20 anni, sarà difficile tornare in forma. Ma non credo per le conseguenze del coronavirus. Però... credo per conseguenze magari... La dichiarazione è riferita a questo. Sì, la dichiarazione è questa. Però. Stefano, la tua, poi vado da Gabriele con qualche notizia e qualche mail. Ribadisco, il calcio deve ripartire. Il campionato, ovviamente, lo ritorno a ripetere, sarà falsato perché ci saranno condizioni diverse rispetto a quelle iniziali e da squadra a squadra. Quindi in questo momento direi di non porci troppi interrogativi. Partiamo. Ecco. Anche perché io dico una cosa, Giorgio. Ho 50 anni perché sono nato 50 Beato anni te. Fa, non perché ho deciso di essere Beato un cinquantenne. E quindi ho 10 anni in più di chi ne ha 40 e 30 rispetto a chi ne ha 20. E la storia, penso, debba essere attentamente analizzata. Perché ci insegna anche ad adottare delle soluzioni che già in passato sono state adottate. Ci ricordiamo tutti, forse i due Gabriele un po' meno, negli anni non c'era un virus, ma negli anni 70 la situazione era molto delicata perché avevamo l'austerity, avevamo i problemi di approvvigionamento dei combustibili, della benzina, avevamo le abitudini di un'Italia che veniva dal boom degli anni 60. A un certo punto ci dissero, voi la domenica non potete più viaggiare in macchina, dovete stare a casa, la famosa austerity. Ovviamente non per problemi di salute, ma per problemi economici. Cosa fu fatto? Siccome ora dobbiamo ripartire, dobbiamo già andare sulla fase 3, io sento in Parlamento starnazzare tante cose, evidenziare che c'è uno stato di crisi, lo sappiamo, non c'è bisogno di urlarlo, lo sappiamo che siamo in crisi per tante attività, cerchiamo di ripartire. Abbiamo una fase in cui comunque la ripartenza va fatta con attenzione. Cosa fu fatto negli anni 70? Negli anni 70 fu fatta una cosa molto banale, però fu fatta. Fu allungata, ad esempio, l'orario di programmazione della domenica pomeriggio in televisione. Domenica In nacque per tenere a casa gli italiani. Lo stesso calcio, se noi ci ricordiamo, veniva da tutto il calcio minuto per minuto dove si trasmetteva solo i secondi tempi. Perché la Lega aveva paura che l'intera radiocronaca tenesse lontano anche le persone dallo stadio. Il famoso 90° minuto, quello vero, non è quello primordiale condotto in coppia da Paolo Valenti e Barenson, che poi per la riforma Rai Barenson andò sul secondo canale, ma il vero 90° minuto con Domenica In prevedeva, si chiamava 90° minuto perché andava in onda al 90° e la Lega addirittura consentiva di mandare in onda con la tecnologia che c'era, perché non c'erano i satelliti, non c'erano queste cose, di far vedere i gol. Dopo 20 minuti avevamo già i gol, molte volte nei primi tempi perché i secondi non riuscivano a montarli. Poi a un certo punto, quando l'emergenza è finita, la Lega ha detto ora basta e sono entrati in gioco i diritti televisivi, con tante difficoltà per le radio private che dovevano avventurarsi con le radiocronache. A Genova dovevamo andare dalla signora che aveva il telefono e ci vedevamo il campo e l'ora d'aria dei carcerati di Marassi. Quindi il calcio deve ripartire, facciamolo ripartire, è uno strumento anche di normalità. Abbiamo bisogno che questa socializzazione, questo ritorno avvenga con calma. Buttiamo dentro il calcio, non ci preoccupiamo delle situazioni particolari, preoccupiamoci della salute, di un protocollo che sia rigido e serio, quello sì, del resto vediamo, per arrivare al prossimo campionato con un pochino di certezze. Stefano, parto da te per rifare un giro di studio. Se dico che dell'aspetto sportivo, propriamente detto, in questo momento alle società di calcio interessa meno di due, ma interessa rimettere il calcio in televisione per recuperare i soldi, dico bene o dico male? Dici benissimo. Dici benissimo. Gabri? No, è corretto, sono d'accordo con Stefano. Faccio una precisazione sull'intervento precedente. La ricostruzione che ha fatto Stefano è ineccepibile, io non mi permetto di assolutamente. Credo... Stefano, una sera facciamo una trasmissione di soli ricordi di storia calcistica legata alla radio e alla televisione. Lo faccio anch'io. Verranno fuori delle cose esagerate. Ti premetto, Stefano, facciamo un testa a testa.
Tra l'altro, guarda Giorgio, c'è... potrebbe anche scrivere un libro, si potrebbe. Sì, sì, tra l'altro in studio c'è Enrico Roscitano, che era partner di Vittorio Betti in trasmissioni televisive e in altri emittenti. Storiche. E tra storiche. L'altro, a proposito di storia delle televisioni, lui non lo sa, ma sappi che Vittorio Betti è stato il mio maestro, perché quando io fui buttato a fare il basket, io seguivo le sue telecronache, scopiazzavo il modo con cui raccontava le azioni e poi le ribadivo io quando commentavo il Prato, che però era basket minore. Quindi a voglia te aneddoti sulle aneddoti a proposito sulle di tutto ciò, un abbraccione a Vittorio Betti, che è rientrato a casa sua dall'ospedale dopo una settimanetta di ospedale proprio oggi, per cui il tempo di rimettersi in pista, poi tornerà nuovamente con noi. Scusa Gabriele. No, ci mancherebbe. Dicevo, la ricostruzione è ineccepibile, non mi permetterei mai. Quel che però credo sia stato travisato nel mio intervento precedente non è che io non sono contro alla ripartenza, no. Sono sempre stato uno che diceva vincerà il mero denaro e avevo forse anche... diciamo tra virgolette contro, no? il momento che c'era. E il mio interrogativo, Valdi, non è vero quello che stai affermando, non sono entrambi contagiosi, sono entrambi contagiati, ma hanno due livelli di propagazione del contagio completamente diversi, ma poi ne parliamo. Non sono né un medico né un virologo. Deve finire Gabriele Caldiero, non fatemelo più interrompere. No, in sostanza il mio concetto dell'intervento era sul discorso campionato falsato, perché le squadre che non hanno i giocatori che potrebbero rientrare in forma, e prendo la testimonianza di un calciatore, in questo caso della Fiorentina, che ha avuto il coronavirus, potrebbero far sì che la continuità del campionato che era in precedenza non esista in nessun modo. Già in questo modo è molto traviata, ma nel modo in cui ci sono dei calciatori che verranno messi in quarantena forzata per via del contagio, a maggior ragione. Era questo, sì, giusto, sì. Per precisare. Gabriele, sono d'accordissimo con te, l'ho premesso. Questo campionato è falsato, non nella parola negativa, perché per tutti non ci saranno le solite condizioni. Sarà un'altra Su cosa. Questo è chiaro, l'ho premesso anch'io. Però prepariamoci affinché quello dopo possa avere una regolarità il più possibile vicina. Ringrazio Stefano che si ricorda delle mie avventure con Vittorio Betti. Grazie Stefano. Ma ce ne sono tante, lo dico anch'io. Trasmissione di Amarcord televisione. Sì, la storia della TV attraverso il calcio. Per quanto riguarda il falsato, sono contento perché per la prima volta non si parla di un campionato che è falsato dalla Juventus. Aspetta, non ci siamo ancora arrivati. Non è ancora detto. Potremmo riuscirci. Vabbè, comunque, per il momento sono contento. Qual era la domanda a cui dovevo rispondere? Alle società di calcio, secondo te, l'aspetto sportivo propriamente detto ora non frega più nulla? No, assolutamente. Frega gli, solo... gli frega ripartire per avere... Per assurdo, alla Juventus potrebbe non interessare vincere lo scudetto, lasciarlo alla Lazio pur di incassare i soldi. Non credo più. La Juve ha già detto, che se il campionato era sospeso non voleva lo scudetto. Però potrebbe farlo lo voleva dare alla terza. Potrebbe fare alla lo stesso. Terza, no, la terza non lo alla vuole. Terza la terza non lo vuole, anche perché la terza, ma la terza potrebbe volerlo, l'Atalanta. Terza, deve essere quella individuata, perché in Serie C che hanno sospeso i campionati, hanno interrotto i campionati, hanno mandato. Tu vai in B con la regina sicuro. No, frega, hanno mandato però. In tre le prime tre. E come quarta hanno individuato una terza, il Carpi. Cioè, è regolare, no? Quindi la numero terza... 3 è il numero perfetto. Ho capito perché... Tranne che in determinate situazioni, ma il numero 3 è il numero perfetto. Ho capito perché l'Inter arriva sempre terza. Vedi, ti sei dato anche questa spiegazione storica. Spera sempre. Gabri, preparati perché subito dopo la pubblicità sdogani un po' di roba a casa e ci porti nel mondo Fiorentina con l'analisi dell'intervista di oggi di Federico Chiesa. Vai Massimo Papi, che sceglie assieme a Bob le immagini della trasmissione stasera. Ostaggio dell'esercito repubblicano irlandese. Dovrete uccidermi. La moglie? Sì, diciamo di sì. Le donne portano guai. Non lo fare. Devo sparire per un po'. La moglie del soldato. Domenica, 14:30, Toscana TV. Avevo sete.
Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Vicini in questi giorni, affidabili, instancabili, sempre disponibili, puoi chiedergli di tutto. Cucinare, lavare, pulire, giocare, parlare, conservare, asciugare, suonare, frullare. Ma se ti serve qualche amico in più, resta a casa. Te lo portiamo noi. Resta a casa. Vieni Euronics. Trova il negozio più vicino a te su www.euronics.it/cds. Euronics, orgogliosamente italiani. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prati. Dal 1966 Autocarrozzeria La Nuova, riparazione autovetture, veicoli industriali e isotermici, verniciature a forno, attrezzatura telai, sistema IOSAM. Vi aspettiamo a Larciano in via Marconi. L'Autocarrozzeria La Nuova di Larciano, oltre al lavoro di carrozzeria, ha attivato un impianto di verniciatura a polvere elettrostatica per la verniciatura di tutti i tipi di metalli, infissi e oggettistica di ogni tipo. Attivi nella gestione del rischio, informiamo e formiamo i colleghi a proteggersi e a proteggerti. Anche noi, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, siamo in prima linea con te. Campagna informativa a cura di Coordinamento Regionale Toscano, Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La nostra storia è da sempre fatta di lavoro, famiglie, imprese, valori. Ogni giorno, attraverso 22 agenzie e oltre 200 dipendenti, mettiamo impegno e professionalità al servizio dei territori di Pistoia, Prato e Firenze, con un unico obiettivo: crescere insieme alle nostre comunità per un futuro sempre migliore. Siamo la Banca Alta Toscana. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. Abbiamo percorso molta strada per arrivare fino a qui. Ci siamo spinti fin dove altri non sono mai arrivati. Per mettervi in connessione col mondo, portando l'energia nei vostri uffici, nelle vostre aziende. Realizziamo impianti industriali, sistemi di automazione. Connettiamo il presente delle imprese al loro futuro. Elettropotenza. Connettiamo il futuro. E allora, caro Gabriele Taverni, spazio agli amici da casa e portaci in questo mondo chiesa che oggi è stato indorato dalla pillola della non risposta sul futuro. Allora, innanzitutto, Giorgio, in breve, perché insomma il balletto sembra poter finire davvero, come abbiamo detto in apertura, perché poco fa, un'ora fa, ha parlato anche Spadafora, ha detto no, nelle prossime ore arriverà il parere che abbiamo chiesto al CTS sul protocollo della Federcalcio, quindi insomma dovrebbe arrivare davvero a breve. A questi punti insomma si tratta di ore ad ogni modo. Ma l'ha detto, l'ha detto contento, l'ha detto con scontento, l'ha detto piangendo? Nelle parole sempre non la stessa faccia. Ha sempre la stessa faccia. Vabbè, Dante Alighieri a Lignave gli ha dedicato un girone per gli inferni. Perfetto, no? Vai. Un po' di messaggi, Sandra da Empoli, un bel messaggio anche per noi, perché il calcio deve ripartire, come con quali risultati non importa, deve ripartire anche per far continuare la vostra trasmissione, noi la ringraziamo. Grazie, ma buonasera, se ricomincia il campionato, secondo voi c'è il rischio che si assembrino fuori gli stadi i tifosi? Questo ce lo scrive
Filippo. Oh, quindi c'è un problema. Potrebbe. Attento. E con Chiesa, andiamo con Chiesa, perché insomma sono attraverso un'intervista al Corriere dello Sport Stadio stamani sono stati trattati tanti temi, tra cui il futuro, gli è stato proprio chiesto esplicitamente tra Inter e Juventus. Lui ha risposto così: il mio obiettivo è il miglioramento generale, non solo quello tecnico, devo completarmi e non sono il primo a rendermene conto. Andando più a fondo, devo migliorare e migliorare ancora e migliorare, trovare con più regolarità il gol se voglio avvicinare mio padre. Non ha quindi glissato totalmente sul discorso mercato. Allora, una cosa, prima ho interloquito direttamente con Valdi saltando lo studio. Ieri sera abbiamo fatto vedere una tabella, l'articolo 6 del protocollo dell'Istituto Superiore della Sanità, nel quale si dice che è considerato molto difficile che gli asintomatici possano trasmettere il contagio. Lo dice l'Istituto Superiore della Sanità. Lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, ISS, articolo 6 del loro protocollo. I sintomatici sono considerati contagiosi, gli asintomatici molto difficilmente possono rappresentare un elemento di contagio. Non lo escludono, ma se avete un minimo di esperienza, non esiste un protocollo medico all'interno del quale ci sia una notizia sì o no. C'è sempre una zona, giustamente, di interregno per non correre problematiche. Secondo, poi vi faccio parlare su Chiesa, perché ho detto attenzione? Perché l'Osservatorio delle manifestazioni sportive da un paio di giorni sta lanciando allarmi in base ai quali ci sarebbero organizzazioni, soprattutto di ultra, che potrebbero anche andare a scontrarsi tra di loro, perché c'è una frangia degli ultra che dice: ma che caspita ricominciate a fare? C'è una frangia degli ultra che dice: ma se caspita non ricominciamo ci incapperiamo. Ci sono tensioni all'interno del mondo dei tifosi? Tensioni ci sono sicuramente, ma sono tensioni dettate dall'incertezza, ecco, se iniziano o non inizia. E allora adesso ci sono le frange che vogliono non iniziare, le frange rispondono che si deve iniziare. Io credo, per come conosco il mondo del calcio e per quanto lo frequento ormai da una vita, che se si ricomincia si ricompattano subito a tifare per le proprie squadre, anche se a porte chiuse. Il problema è proprio queste porte chiuse, perché i tifosi si potrebbero assemblare fuori dello stadio, ma questo sappiamo che non è permesso dal protocollo. No, ma soprattutto non è permesso proprio dalle leggi emanate dal capo Conte, per come dobbiamo vivere, per cui sono proibiti gli assembramenti, quindi non è un rischio. Sarà problemi di chi gestisce l'ordine pubblico di fronte intorno allo stadio, però arrivati a questo punto cambio cappello, me ne metto un altro e dico: se però ci fa così tanto piacere sentirci investiti di responsabilità quando si tratta della gestione della nostra salute anche nei confronti degli altri, quindi stiamo attenti a non andare, a non fare, a non sporcare, e non c'entra il calcio, non vedo perché dovremmo cambiare atteggiamento comportamentale quando c'è di mezzo il calcio, perché sennò siamo noi i bischeri della situazione, non gli altri. Portaci su Chiesa. No, è su Federico Chiesa, vabbè. Ora non vorrei fare speculazione mediatica, sempre riaprire il caso Chiesa. Ha detto che non ci sia un caso Chiesa. No, però di fatto il fatto che glissi sul concetto Inter-Juventus potrebbe far riaprire i giornali di domani con queste titolate. Glissa su Inter-Juventus perché c'è l'Inghilterra. Ecco, c'è il Manchester United. Va bene. Comunque sono convinto che qualche giornale stamani cadrà. Più adatto, anche secondo me, però sono convinto che qualche giornale domani cadrà nella trappola di questa situazione. Detto questo, Commisso si è ampiamente pronunciato, no? Anche perché ha parlato tantissimo in questo periodo il presidente della Fiorentina, e Chiesa va via solo se si espone, anche se questa frase mi ritorna in mente perché lo diceva anche Diego Della Valle con tanti giocatori. Comunque staremo a vedere. C'è stato un passaggio anche molto carino sempre di Chiesa, Giorgio, perché ha smentito la fake news di Totti proprio su di lui, per ottenere insomma la sua procura. E questo è curioso perché proprio oggi ha parlato anche Fabio Capello dicendo che ai tempi della Roma consigliò proprio a Totti di non avere un procuratore, poi così come ha fatto. Stefano, allora il gioco delle parti, anche se ti volevo coinvolgere su una parte
di intervista dove dice: secondo me, Federico Chiesa, il fatto che gli europei si giochino l'anno prossimo per i giovani come me e come Zaniolo potrebbe essere una buona occasione restare dove stiamo per maturare e guadagnare più esperienza. Senz'altro. E poi io sono curioso anche di capire come si svilupperà il calciomercato, perché ho detto ripartiamo, ma ci saranno tante difficoltà. Intanto apprezzo il ripartire intanto con gli allenamenti e attendere almeno un mesetto, perché la Germania, che ha strombazzato questa grande ripresa, e ho già visto su Sky ad esempio i promo per la riapertura del palinsesto televisivo, è notizia di poco fa che l'intera squadra della Dinamo Dresda, che per carità partecipa alla Zweite Bundesliga, cioè alla Serie B, dovrà stare in quarantena perché ci sono diversi giocatori positivi, non proprio asintomatici, cioè lo scalino addirittura superiore, e quindi ci sono state due positività e questi devono stare in isolamento per 14 giorni, quindi questi non possono certamente riprendere. Però è una squadra di Serie B tedesca dove si è fermi per il momento. No, io da quel che mi risulta avrebbe dovuto ripartire anche la Zweite Bundesliga, se non sbaglio, correggetemi. Confesso di non sapere, però può darsi. Però a prescindere, ci sono tante difficoltà, ripartiamo, dubito che il calciomercato possa essere così scoppiettante. Io ho una sensazione che le rose non cambieranno, tanto per tornare al passato ci saranno pochissimi cambiamenti nelle varie formazioni, anche perché poi c'è l'aspetto economico, Chiesa, la Juventus, sì, la Juventus avrà bisogno di attaccanti perché non avrà più Higuain, però è una società quotata in borsa, i bilanci subiranno delle grandi difficoltà, non so se le televisioni pagheranno le stesse cifre degli anni passati. Io non vedo molti movimenti, dico la verità, quindi tratto il calciomercato proprio come l'ultimo dei pensieri, vedo più problemi per il calciomercato che il calcio giocato. Io sono d'accordo con Stefano, ora non su Chiesa alla Juventus, perché no. Tu hai sempre detto che non ti piace. Juventus non interessa Chiesa, però sullo sviluppo del calciomercato sono d'accordo con Stefano. Anzi, in questo caso mi permetto di dire molto brava la Fiorentina, perché ha anticipato il mercato della stagione, cioè si è comprando in anticipo e ha preso dei giocatori non male, e che quindi comporta che la Fiorentina incomincia ad avere una società valida sul mercato e un presidente che soprattutto pungola nel modo giusto, perché gli acquisti di Coame, gli acquisti di Amrabat sono veramente, a questo punto risultano importanti. E tra l'altro, proprio dal punto di vista di quello, averlo anche in questa fase finale di stagione, vederlo già in questa fase finale di stagione, Coame. Potenzialmente. Sì, comunque, Giorgio, potrebbero esserci allo stesso tempo trasferimenti, magari abbassando il tutto, cioè svalutandosi come si sta parlando anche il cartellino di tanti calciatori. Magari con anche scambi, con sì, congruenze, insomma, saranno, anche con l'estero, con campionati esteri. Ma non saranno tante. Molte. Sicuramente, tutti quei ritagli lì? No, io ti ho detto, mi stavo informando sulle ripartenze degli altri campionati. Bundesliga è la prima. Bundesliga parte il 16, sia la A che la B, a conferma di quello che diceva Stefano. Gli altri? Partono tutti. Tranne la Francia? La Francia non parte, è chiuso. Olanda ha chiuso, il Belgio ha chiuso. Non è che perciò è preoccupato Aulas, il presidente Lione, è preoccupato proprio, dice che arriverà al 7 di agosto. Ma tanto anche se si fosse allenato, anche se avesse giocato, perdeva uguale. Lui ha adoperato. Non è un problema, perdeva uguale, Enrico. Stai tranquillo, perdeva uguale. Juventus-Lione, perdeva uguale. Io, se permetti, metto le mani giù, perché quando uno incomincia a piangere, a dire ci massacreranno, Mi sono riposato per più di due mesi. No, in forma smagliante. Non mi riferivo a te, mi riferivo al presidente del Lione, il quale ha detto che se andiamo così ci massacreranno. Ma sarebbe successo uguale. Però lasciami toccare. Vedete che anche questo tono scherzoso che siamo riusciti a recuperare con la convinzione di non offendere
la sensibilità di nessuno sta proprio a significare che la cappa generale di negativismo che ci siamo portati dietro finora sta veramente dissolvendosi e onestamente e sinceramente davvero era ora. Una cosa importante, Giorgio, che vorrei dire, che sembrava, è quanto perderebbe il calcio italiano in caso di interruzione del campionato, se dovesse avere, o in caso di prosecuzione, la differenza tra l'uno e l'altro, perché la Serie A, che è stata valutata per ben 5 miliardi e 720 milioni di euro. In caso di campionato interrotto si ridurrebbe a 4.229.000, quindi quasi un miliardo e due. In caso di, invece, di campionati conclusi, 4.734.000, quasi una differenza di quasi 600 milioni salverebbero. Che sono quei famosi 700-800 milioni che ballavano tra finire e non finire, che sono quelli che fanno stare con il gancio alla gola, certo, in questa situazione. Senza considerare che il calcio, la Serie A è quello che dà da mangiare anche allo sport. Però vado da Gabriele, Gabriele Calderone, e ritorno a riprendere il piano di Conte previsto 14 giugno partenza. 14 giugno Serie A. Sembra che la Lega Pro ha deciso di smettere. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, l'iniziativa che ha avuto oggi la Lega Pro è di quelle da scrivere con l'abiro d'oro su tutti i libri di tutto il mondo, perché la Lega Pro ha scritto per domani la festa della mamma la lettera a una mamma dottoressa dell'ospedale di Cremona che aveva scattato quella famosa fotografia, la fotografia dell'infermiera distrutta sulla tastiera. Ecco, quella dottoressa riceverà una lettera autografata dal presidente Ghirelli della Lega Pro, a nome della Lega Pro, a nome delle squadre, di tutto il movimento della Lega Pro, domani in occasione della festa della mamma. Chiuso parentesi. Questo, la Serie A incomincerà, e se il piano C, il piano B, volesse portare a far giocare la Serie A in un'area geografica ben delimitata, Empoli, Benevento e Frosinone sono già stati identificati come stadi adatti alla ricettività, agli standard qualitativi delle riprese. Faccio uno più uno. Se Empoli, Frosinone e Benevento sono stadi adatti a far giocare la Serie A, ma sono di squadre che stanno in Serie B, vuol dire che la Serie B, fino a quando non è finita la Serie A, non riattacca. Se due indizi fanno una prova, direi che potrebbe essere... Quindi ci si potrebbe trovare la Champions da una parte e la Serie B da quell'altra. Sì, potrebbe essere uno scenario anche eventualmente come pacchetto di offerta per i clienti delle pay per view, perché no, bravo, potrebbe essere un incastro corretto. Anche perché Empoli, Frosinone e Benevento hanno giocato in Serie A nel recente passato, quindi è chiaro ed evidente che gli operatori televisivi stessi hanno... Però sai, Palermo è tra i dilettanti. Sì. No, ma che può ospitare incontri di Serie A. Sì, ma è un... attualmente è un campionato di dilettanti, per cui loro sono fermi, non è una problematica che lascia intendere lo stop di un'altra. Anche perché, anche questa è una notizia che è arrivata ieri durante la trasmissione di ieri sera, gli standard qualitativi delle riprese delle prossime partite sarà completamente diverso da quello che abbiamo visto finora. Ci saranno meno telecamere, perché ci saranno meno addetti, ci saranno meno replay, ci sarà meno tutto. L'importante, piuttosto che nulla, è meglio piuttosto. Certo. E questo, quello che fa il calcio ora, è piuttosto. Sì, no, senz'altro è chiaro che anche gli operatori televisivi dovranno riequilibrarsi in una nuova realtà. Ecco perché romanticamente pensavamo anche a un vecchio ritorno di tutto il calcio minuto per minuto con la radiolina all'orecchio. Ma ci siamo noi che facciamo tutto il calcio minuto per minuto durante. A tutto gol, minuto per minuto. Tutto gol, minuto per minuto. Abbiamo trovato il sottotitolo. Perfetto. Gabri. Luciano da Empoli ci scrive: la cosa che mi dà fastidio dei calciatori, in questo caso di Chiesa, è che non si presentano mai di fronte a chi lo osanna e gli dice grazie fino ad oggi, ma io sono un professionista e vado dove guadagno di più e penso di avere più successo. In poche parole Luciano ci dice: i calciatori non sono mai sinceri sotto questo punto di vista. Poi ci scrivono ancora: grazie per esserci, domani è sempre più alle mamme. Sai cosa rispondo a Luciano? Che nel momento in cui i calciatori diventassero sinceri saremmo pronti a criticarli perché sono sinceri.
Ci scrive anche Gaia Simonetti che ci saluta. È impossibile che tutto fila liscio il campionato, se cominciava, se si ricomincia poi va finito, giustamente ci scrive Salvatore da Firenze. Chiaramente non è che possiamo immaginare il futuro, non possiamo immaginare come andrà anche sotto il punto di vista dei casi, perché ad ogni modo questo è. Giorgio, una piccola insomma, notizia di colore, perché è uscito anche il bilancio della Fiorentina in settimana, è praticamente raddoppiato il buco di bilancio, se la vogliamo, se lo vogliamo insomma descrivere come veniva spesso e volentieri magari descritto anche dalla scorsa settimana. Erano 26? Sono 27 erano? E 6, erano? Erano 14, quelli nel 2018 erano 14, 28 sono nel 2019. Che sono quelli che Commisso dovrebbe aver già messo, sono di Commisso, perché un anno di Commisso scade ora, il 6 giugno, ora, no? 6 giugno, quindi, il 6 giugno. E la cosa di colore che insomma fa sorridere è il fatto che la Fiorentina sta ancora guadagnando da Joaquin dal Betis Siviglia, perché insomma ci sono le varie commissioni, e ancora da Ilicic anche. E anche da Boateng probabilmente, se non ricordo male, qualche cosa del genere dovrebbe succedere. Insomma, Joaquin è andato via veramente 4 anni fa. Tutto questo credo che nei prossimi mercati non ci sarà più. Tutto questo credo che sarà molto... La cavillosità dei pagherò. È molto difficile da proseguire. Fatto sta, però voglio ritornare sulla Fiorentina. Mi piace, Enrico, la reattività che c'è all'ambiente in questo momento, proprio a dimostrare che i sei sintomatici di ieri, 3 calciatori e 3 dello staff, passano via, hanno lasciato il tempo che trovano, perché tutti hanno reagito in un certo modo. Rimango perplesso sulla... Sempre che siano 3. Sempre che siano 6. Sì, 6 con lo staff, calciatori e 3 mi riferisco ai calciatori. Stiamo a quello che ci dicono, perché se così facessimo... Dovremmo dubitare della Sampdoria. Il Milan ce l'ha messo alla luce, no? Il dubbio. Ce l'ha messo su un piatto. Quindi io a questo punto credo più a nessuno. Ma fai bene, la cosa migliore era la cosa migliore per arrivare alla verità. Enrico, quello che mi lascia un pochino perplesso è questa doccia scozzese su Iachini. Se si ricomincia va via, se non si ricomincia resta. Cioè, allora resta. Se ripartiamo il 14 giugno? Non resta. Perché mi pare di aver capito che se si ricomincia va via, se non si ricomincia resta. Poverino, cioè, mi sembra che Beppe Iachini abbia fatto tanto finora. No, ha fatto più di poi quello ora che recupera doveva, anche Ribéry. Più di quello che doveva fare. Soprattutto ha riassettato l'ambiente, ha quadrato la squadra. Certamente se deve nascere una Fiorentina con delle ambizioni vere e proprie di alta classifica, non so se probabilmente anch'io avrei qualche dubbio nel tenere Iachini, perché ci vuole l'allenatore che ha la mentalità di giocare ad alti livelli. Per una Fiorentina che ha delle ambizioni normali, tipo anche andare in Europa, solo andare in Europa, probabilmente Iachini io continuerei a tenerlo. Rimango del partito del no, perché comunque? Comunque, perché se e mi riferisco alle parole sempre di Commisso, perché le parole hanno un peso. A volte. Per me sempre, però va bene. Sulla volte Commisso dice voglio fare una squadra competitiva per vincere, e Iachini sta a vincere. Come non lo so, troviamo perché la sua storia è questa e perché ci vuole un profilo di allenatore che ti dia un gioco, perché Iachini è un distruttore di gioco, inutile ci giriamo intorno, che dia un gioco che abbia un tasso tecnico più importante, una caratura più importante, e anche a livello di immagine significa tanto. Basta vedere anche un semplice, tra virgolette, si intende, Antonio Conte, quanto salto abbia fatto fare all'Inter. Vero che è un'altra rosa rispetto all'Inter di Spalletti, però il fattore Conte è su questo non possiamo contestare assolutamente. C'è da dire, ora io non so al momento questo vincere che cosa significa per Commisso, perché finora anche la Coppa Italia, i giocatori che sono stati acquistati credo che siano a livello di può gestirli anche Iachini, perché il giocatore che viene dal Verona deve riconfermare, è un giovane, e Iachini con i giovani riesce a lavorare bene. Kouamé va rilanciato perché viene da un infortunio di lungo corso, di lunga degenza,
E Achini credo che sia uno di quelli che può rilanciare, non ci dimentichiamo, comunque come giocatori il primo Dybala l'ha formato Achini. Non era conosciuto Dybala, arrivare a Palermo per quattro... Belotti, se non sbaglio Belotti l'ha fatto lui. Quindi io certo, se commesso in queste parole significa ti compro Messi o ti compro chi, allora... Però qual è la mia paura? Che Enrico fa, anche qua, usiamo il termine ricostruzione, che è perfetto, no? Ha ragione, perché è vero, Iachini ha sempre lavorato bene con i giovani e tutto, però non basta. Un altro anno di transizione... Insomma, sarebbe l'ennesimo. Pioli. Però Gabri, secondo me, se prendi un altro allenatore, se ti serve un altro allenatore come intendi te, che piacerebbe anche a me, senz'altro, però cioè, devi fare un'altra campagna acquisti, veramente. Ma di sicuro, cioè, anche perché Commisso ha sempre detto i soldi non sono un problema, di conseguenza con un allenatore di un profilo più importante, se i soldi non sono un problema, il resto viene. Comunque io ho un po' cambiato idea negli anni, cioè nel senso che l'allenatore conta, però prima la squadra. Quindi... Tu prova a dare il fermo assenti a Mourinho, vedrai che la Coppa dei Campioni non la vince. Sì. Nella maniera più assoluta. Stefano! Dimmi, di Iachini? Sì, caro. Però cioè, è strana la doccia scozzese alla quale viene sottoposto. Si riparte, va via, non si riparte, resta. Come se Commisso volesse... aspettare a prendere una decisione in funzione di quello che vede, che però potrebbe non essere in linea con le sue aspirazioni. Perché tanto questa ripresa di campionato non sarebbe altro che un'appendice preliminare alla prossima di stagione, e quindi tanto vale, se non è convinto di Iachini, ripartire. Però io non so se in questo spiraglio di stagione che manca dove possa andare a parare per quanto riguarda un eventuale nome nuovo, anche perché, ripeto, io le regole poi del calciomercato non so quali saranno, dovranno essere ovviamente disegnate nel dettaglio. Ti piace il nome di Juric? Il nome di Juric ti piace? Un allenatore che ha fatto bene, in altri momenti non ha fatto bene, però potrebbe essere interessante. Però devi aspettare la fine di questo scorcio di stagione, cioè se si riparte e non vuole Iachini, però chi ci mette in panchina? Bisogna che porti... la domanda provocatoria rispetto a Juric è: se è Juric l'alternativa a Iachini, con Juric va in Europa? Io posso, se esprimo, scusa Stefano, se esprimo la mia opinione, non Juric prendere Juric è un'offesa a Iachini. Stefano, Gabriele, poi andiamo in pubblicità. Ma Juric qualcosina di positivo ce l'ha. Anche Iachini, Deve trovare, sì, però Iachini, visto, è tanto ormai che è Iachini. Juric adesso deve dimostrare veramente quello che vale. Si è rimesso in carreggiata. Aveva prima dell'interruzione fatto ottime cose col Verona, potrebbe essere la sua occasione, vediamo. Io sono d'accordo con Giorgio, quando appena arrivano certi segnali e se non c'è fiducia è bene cambiare. Gabri, Juric darebbe una progettualità su magari un percorso da fare. Però si parla di una transizione eventualmente diversa, mi viene in mente il primo Montella, cioè una squadra forte con un allenatore emergente, vediamo quello che succede, altrimenti ci vuole un profilo più importante, più pesante. Gabri 2? Io penso quasi quasi fare il contrario di quello che ha detto Commisso. Cioè? Nel senso che secondo me se non riparti rischi di fare un Montella 2 il prossimo anno. Tenendo Iachini. Poi è chiaro che comunque sia, se riparti, cioè se il campionato riparte come tutti ci auguriamo e come tutti crediamo ad oggi, è chiaro che se arrivi all'ultima giornata e sei lottati la salvezza, è chiaro che lo cambio, perché comunque ad ogni modo, cioè, guardo i risultati. Però allo stesso tempo, insomma, se lui fa quel che ci aspettiamo, comunque sia con i giocatori che ha la Fiorentina in questo momento, perché non cioè, se devo, dipende chi prendo, però insomma, perché non tenerlo anche? Andiamo in pubblicità con Massimo Papi, perché poi torniamo e sentendo che l'aria sta per tornare normale, sono già riesplose le polemiche via social tra juventini e non.
Sei un ostaggio dell'esercito repubblicano irlandese. Dovrete uccidermi. La moglie? Sì, diciamo di sì. Due donne portano guai. Non lo fare. Devo sparire per un po'. La moglie del soldato. Domenica, 14:30, Toscana TV. Ogni giorno è un buon giorno. Mucchi, il potere centrale. Da oltre 20 anni, buoni, sani, biologici. Sono gli amici più vicini in questi giorni. Affidabili, instancabili, sempre disponibili. Puoi chiedergli di tutto. Cucinare, lavare, pulire, giocare, parlare, conservare, asciugare, suonare, frullare. Ma se ti serve qualche amico in più, resta a casa. Te lo portiamo noi. Resta a casa. Vieni Euronics. Trova il negozio più vicino a te su www.euronics.it/cds. Euronics, orgogliosamente italiani. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. È l'ora dell'aperitivo. È l'ora della tradizione. Il modo migliore per accogliere i tuoi amici. Nei tuoi drink, nei tuoi cocktail, i liquori gambacciani. Apri alla tua fantasia e inventa modi nuovi di stare insieme. Stappa un sorriso. Gambacciani. C'è sempre un motivo per festeggiare. Global Cargo. Tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali. Le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in azienda allo sdoganamento e consegna. Specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende. Da 20 anni in tutto il mondo. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. All'outlet Grandi Firme trovi le migliori marche che ami a prezzi scontatissimi tutto l'anno. Tantissimi capi di abbigliamento e accessori moda tra cui scegliere. All'outlet Grandi Firme trovi abiti da cerimonia e per tutte le tue occasioni speciali. Ci puoi trovare in via Gioberti 62 Rosso a Firenze. Vi aspettiamo. Eccoci nuovamente in vostra compagnia, come dicevamo le polemiche via social, però prima dobbiamo finire di sdoganare l'argomento allenatore per quello che riguarda la Fiorentina e prima ancora, siccome
L'avete visto all'interno del nostro cluster di pubblicità, ma è correttamente giusto ricordarlo, la programmazione, la grande, ieri sera ci sono stati i Davide Donatello per il cinema italiano, Toscana TV si allinea immediatamente perché vi propone due film da Oscar, sia uno domani pomeriggio che uno martedì sera. Domani pomeriggio alle 14.30 c'è, lo vedete a sinistra, La moglie del soldato, Oscar per la miglior sceneggiatura originale firmata da Neil Jordan, mentre martedì alle 21.15 a destra Il paziente inglese, un capolavoro forse è riduttivo di Anthony Minghella con un Ralph Fiennes che è non ha mai più recitato come ha recitato in quel film. Due appuntamenti assolutamente da non perdere per mantenere chiaro in mente che cosa vi offre dal punto di vista qualitativo questa televisione. Gabriele, gli allenatori della Fiorentina. Due amici a casa, uno ne dice due, uno ne dice un altro. E certo. Sarri, Allegri e un altro amico a casa, Allegri, De Zerbi. Sarri. Cosa ne pensate? Sarri, Allegri, De Zerbi. Sì. Tu scegli chi? Fra questi tre, Sarri. Tra i tre. Sarri. Sì. Enrico Rocitano sceglie fra questi tre per vincere, per arrivare all'Europa che commesso vuole. Se vuole vincere, Allegri. Allegri. Di caldi, solito caldi. Sono io l'abitante di Utopia Landia, però Allegri e Sarri sono inarrivabili. Sogna e scegli. No, non mi fare. Sogna e scegli. Allegri. Tra questi tre. Tra tre, secondo me. Questi tre. Beh, il più forte è Allegri, indiscutibilmente. Stefano Chini, scegli per arrivare in Europa con la Fiorentina e magari cominciare un tracciato fantasmagorico fra questi tre è? Allegri. Oh, che meraviglia. Angelo Pollina sarà contentissimo. Però va bene così perché Massimiliano Allegri è il più pragmatico che il mondo calcistico presenta. Ho la sensazione, Stefano, che proprio questa estrema pragmaticità di Allegri cozzi un po' con la voglia di spettacolarità che allinea in commisso. Però è un dubbio che ho io. Tu cosa ne pensi? Ma intanto prima di arrivare alla spettacolarizzazione, perché ora il calcio è un po' cambiato, quindi è difficile poterlo modificare con idee nuove, invenzioni nuove, lo si poteva fare negli anni 90, inizio anni 2000. Tanto cominciamo a far abituare la squadra ad ottenere dei risultati e quindi serve un pragmatismo che poi anche la storia di Allegri che non faceva spettacolo, io spesso e volentieri mi sono trovato molte volte a litigare anche in postazione all'Allianz Stadium. Io ho visto delle partite giocate dalla Juventus con Allegri meravigliose, la gara di Dortmund è una cosa spettacolare, ho rivisto di recente, perché ogni tanto su Facebook vengono rimesse delle azioni, il gol di Higuain a Monte Carlo in semifinale di Champions, mi sono meravigliato, non mi ricordavo di quanto fosse bello, quindi la storia di una Juventus che con Allegri giocava male, insomma io sinceramente non sono molto d'accordo. Poi lui ha vinto nella Juventus, l'ultimo che ha vinto lo scudetto con il Milan è stato lui, e quindi con Allegri vai sul sicuro. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, lo diceva Boniperti, almeno voi siete contenti. Il problema è che bisogna, perché si sta parlando effettivamente di sogni, perché Allegri, cioè, dubito che sia Sarri e Allegri possono venire a Firenze. Ma io credo, perché questo De Zerbi potrebbe essere Allegri viaggia adesso, chiederà 8-10 milioni. Anche se anche lui dovrà abbassarsi un pochino, però. Però non penso che siano proponibili per la Fiorentina, perché loro non solo vorranno un ingaggio ma anche una campagna straordinaria, ma vorranno i giocatori straordinari. Però di profili più alti, concreti, due nomi che sono stati fatti dai giornali più volte, quello di Luciano Spalletti, mai nella vita, che io preferirei, oppure Unai Emery, che ha fatto insomma un grande lavoro a Siviglia vincendo l'Europa League per più anni consecutivi. Ecco, ci vuole un profilo di questa caratura, Gabriele, indipendentemente. Ha vinto le due, poi basta, perché è andato all'Arsenal, ha fallito. In Germania, è andato in Francia alla PSG. Però bisogna essere onesti nel dire che comunque è un allenatore, ma aveva rispetto a De Zerbi, Iachini, quelli che insomma vengano accostati di questa nomea, è sicuramente superiore. Poi potrà fallire anche alla Fiorentina, però
ho capito, gli dai una linea diversa, ma come il primo Napoli con Benitez. Non, che è, poi la, la sua non è l'allenatore che ti garantisce la vittoria, perché Siviglia è stato un miracolo per 2 anni di seguito, poi ovunque è andato, 3 anni di seguito. Ovunque è andato, non, soprattutto in Francia ha fallito, perché aveva a squadra da una delle più forti squadre del mondo, non è riuscito ad andare avanti in Champions League. Ha vinto lo scudetto perché non c'erano però alternative. La Fiorentina che perse la semifinale di Europa League con il Siviglia andata e ritorno al Pizjuan e al Franchi, c'era Emery, no? Sì. In quel momento la Fiorentina era allineata come caratura tecnica al Siviglia, più o meno. Chi c'era in panchina? Montella. Quindi fondamentalmente un Emery in quella dimensione, in quella piazza, con giocatori forti, ti può garantire secondo me una qualificazione Champions e lottare per vincere la Coppa Italia. Ha bisogno di questo la Fiorentina ad oggi, lo scudetto sarebbe un'utopia. Un'Europa League un pochino più dimessa rispetto a quelle successive, perché quelle successive valevano anche ora per la Champions League. Al suo tempo vincevi la Coppa del Nonno come il caro questo, Vittorio Betti. Questo ama dire, e quindi non era, non che era però così, la Juve non vinse. Non era così competitiva. A proposito di Giorgio. Sì, Stefano, prego, prego. Per alimentare i sogni, sempre per alimentare i sogni. Se Allegri deve andare al Newcastle, può andare anche alla Fiorentina, dai. Però hai visto a Newcastle ora ci sono i soldi, perché hai visto che l'ha presa anche a Firenze, ci sono i soldi anche a Firenze, bisogna vedere se c'è la volontà di spenderli. No, veramente un po' meno. Sì, è vero, un po' meno, però ho la sensazione comunque che stranamente nel mondo nella testa degli allenatori, tra una medio classifica tra la scelta di una squadra di medio classifica italiana e la scelta di una squadra di medio classifica estera, si vada sempre sulla medio classifica estera. Certo. Non so perché, ma è una sensazione che ho. Faccio il caso Ancelotti, Napoli-Everton. E prendono più soldi. Per ora. E hai secondo me una pressione minore, perché in ecco, Italia questo sicuro. Ti ricordano, sei stata la Juve, magari fai un risultato negativo, che ne so, alla Fiorentina, alla Lazio, dove vai, polemiche, mentre là sei in una situazione anche dorata, se non ottieni il risultato sei un pochino meno pressato, ecco. Ma sicuramente, insomma, per quanto riguarda conta la piazza e non poco sotto questo punto di vista, ed è chiaro che fino ad oggi all'estero potevano permettersi di più per poter ingaggiare anche allenatori importanti anche dall'Italia. Ci porti sulle polemiche bianconere di social scatenate da un librone, cioè un testo scientifico su cui bisogna stare assolutamente concentrati. Eppure laureato Chiellini, pensate. Le dichiarazioni di Chiellini su Balotelli, insomma, gli è stato chiesto dalla Repubblica. L'ho detto, Balotelli è una persona negativa rispetto per il gruppo, senza rispetto per il gruppo, scusate, in Confederation Cup nel 2013 non ci diede una mano in niente, roba da prenderla a schiaffi. È arrivata immediatamente la risposta. No, aspetta, ma ce n'è anche per Felipe Melo, sbaglio? Adesso lo ritrovo, però comunque... Vabbè, insomma, vai sulla risposta di Balotelli, adesso andiamo, scusa, con Balotelli, poi con Felipe Melo. Io almeno ho sincerità e coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti davvero uomo, ma non l'hai fatto. Strano capitano. Se questo vuol dire essere campione, preferisco non esserlo, e io alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto. Questa è la risposta. Prego, Enrico. Di Mario Balotelli. Ma no, ma per me sono delle polemiche. L'uscita di Chiellini era a commento della biografia di Balotelli, nella quale Balotelli accusava il gruppo Juve di non averlo tanto sopportato e supportato nella sua avventura azzurra. Ma allora io credo che abbia sbagliato Balotelli prima a dire certe cose. Guarda Enrico, sono telegrafico su Felipe Melo, perché ci è andato effettivamente ancora più pesante. È ancora peggio. In campo se la faceva sempre sotto, è facile parlare male degli altri con un libero. Ecco. Ma Felipe Melo di Chiellini. Sì, Chiellini in campo se la facesse sempre sotto. Chiellini.
Chiellini in campo Felipe Melo ha bisogno di una visita proprio, oculistica. Vedi perché Chiellini ha detto certe cose di Melo, perché uno che dice che Chiellini in campo se la fa sotto probabilmente non ha capito nulla della vita, né della vita del calcio, né addirittura della vita. Lo ha provocato dicendogli ma perché quando sono andato al Galatasaray abbiamo dato loro degli schiaffi eliminandoli dalla Champions League, perché comunque il Galatasaray un anno ricordo, ha estromesso la Juventus della Champions League ai gironi, tra l'altro. Sì, io credo che Balotelli in quel famoso campionato che era del mondo, mi sembra, europei, effettivamente era stato isolato dal gruppo, perché ma il gruppo che era composto dalla maggior parte di juventini, ma erano d'accordo anche tutti gli altri, perché effettivamente era un corpo isolato. Tu non puoi andare in nazionale a amare la maglia azzurra e essere un corpo isolato dal resto della squadra. Quindi Chiellini non credo che abbia detto qualcosa di sbagliato. D'altronde la sua carriera poi ha dimostrato che... Però che Chiellini se la fa sotto in campo mi mancava ancora. Stefano Chini, tocca a te intervenire su questa querelle. C'è questo ormai trend delle biografie dei calciatori. A me non piacciono. Anche se sono scritte a quattro mani, io se devo leggere qualcosa la leggo se è fatta da un giornalista, ma non perché voglio essere di parte. Anche queste polemiche secondo me sono state create ad arte per cercare di vendere qualche copia in più. Mi meraviglio che Chiellini si sia prestato, però nel momento in cui fai un libro ti devi prestare anche a queste cose di mercato. A me, ti dico la verità Giorgio, queste cose non mi appassionano. Nel merito credo che Felipe Melo, il diritto alla parola si dovrebbe dare a tutti, ma ci sono dei momenti in cui secondo me è opportuno non darlo, perché se devono uscire fesserie come quello di Felipe Melo, tra l'altro quando la Juve fu eliminata in quella partita farsa, perché era una farsa, di Galatasaray-Juventus, non so nemmeno se giocava, Schneider sicuramente può dire gli abbiamo dato degli schiaffoni alla Juventus, Felipe Melo non me lo ricordo se giocava o meno. Felipe Melo, a proposito di paura, me lo ricordo tante volte in campo con paura, e credo se lo ricordino anche i tifosi della Fiorentina, no? Delle sue fughe poi a Torino. Chiellini è un difensore con grande carattere, certamente quando sei in attività a me non piace sentire queste valutazioni, aspetterei sempre a fine carriera, però ormai va di moda così, Giorgio, ne prendiamo atto. È una, diciamo, narrazione che a me non piace, te lo dico francamente. Cioè, se nella parte finale di questa stagione, non lo so, non me lo ricordo il campionato, Juventus e Brescia si devono ritrovare, devono ancora giocare la partita di ritorno, non lo so. Che succede secondo te? Già giocata. Credo sia già stata giocata. Ah, ecco, perché era una delle prime giornate, un'infrasettimanale. Se no avevo la sensazione che Balotelli non sarebbe stato presente in quella partita. Quindi a naso, a naso, così. Gabri. No, mi viene in mente sul discorso di Balotelli che non aiutava la squadra, una famosa lite dopo un Roma-Milan con Giancarlo Marocchi, che era ospite in studio a Sky, e disse, ma secondo me Mario ti muovi poco, e lui gli rispose, secondo me te non capisci niente di calcio. Lì Boban gli disse... Che con quegli atteggiamenti non sarebbe mai diventato un top player. Posso ricordare un aneddoto? Allora, Balotelli quando era nella... questa è una conversazione privata, magari ometto qualche nome. Quando era nella primavera dell'Inter, era allenato da un ex allenatore del Prato. E mi fermo qui perché in realtà sarebbe ancora l'attuale allenatore del Prato che è tornato. Roberto Mancini chiese a questo allenatore, dice, mi presti Balotelli perché devo fare la partitina. Balotelli tornò, perché si allenavano nei campini vicini, tornò a Vincenzo Esposito, l'allenatore dell'Inter Primavera, e gli disse, Esposito disse a Balotelli, Mario com'è andata? Mister, questi sono scarsi, cioè, questo è il personaggio. Vabbè, su questo mi viene in mente allora un altro. Sono c'è da dire che è un fenomeno. Però, ragazzi, quando uno che esce così è un fenomeno. Cassano, primo allenamento in prima squadra al Bari, prende palla a piede della difesa, scarta tutti, segna, pallone sotto braccio e dice: io con voi non gioco e vado a fare la doccia. Quindi i personaggi estrosi nascono da questo momento. Sulla querelle specifica, ribadisco, mi ricordavo una lite televisiva tra Giancarlo Marocchi e Mario Balotelli dopo Roma-Milan,
E su Chiellini, beh, ora che lui se la faccia sotto, direi proprio di no. Questo è con Felipe Melo. Con Felipe Melo. Il quale è un altro di quelli che ogni tanto ha le sinapsi che non sono tanto collegate. Quando sicuramente sì, che però tanto. Chiellini ha perso una grande occasione per glissare o per fare il superiore qual è. Invece sì, è sceso no, tanto di livello. In effetti è strano, è probabilmente l'unica giustificazione, se può essere una giustificazione, è quella a cui ha accennato Stefano. Il suo nuovo libro deve vendere qualche copia in più. Ma forse probabilmente per aiutare più le seconde due mani, non Chiellini, credo non abbia bisogno. Il giornalista che ha scritto il libro insieme a Chiellini. Una notizia di oggi, perché anche Frank Ribéry ha potuto recarsi all'interno del centro sportivo perché ha svolto il tampone, ha svolto il test sierologico. Rimane ancora qualche dubbio, onestamente non so su perché lui non possa allenarsi nei prossimi giorni ancora, per perché quanto ne sappiamo. Deve effettuare la quarantena essendo rientrato dall'estero. Ma se ha fatto il test sierologico però. Della Fiorentina delle ultime ore. Settimane. No, okay. La precisazione della però Fiorentina. Però comunque ecco, è a posto, questo è sano. È sano, sì, lo hanno. La precisazione? Della Fiorentina che è arrivata poco prima di andare in onda, parrebbe che, visto il fatto che Ribéry ha fatto un test in Germania prima di partire, anch'esso negativo, può darsi che gli venga concesso di allenarsi immediatamente. È il famoso doppio tampone, perché se c'è un doppio tampone, era quello che voleva giocarsi la Juve a proposito di Ronaldo, ma poi non ha fatto. In che senso? Cioè, se c'era impellenza di farlo, gli avrebbe fatto fare un doppio tampone e risultava negativo, potevano evitare la quarantena. Lui risulta negativo sempre comunque a tutto, quindi che problema vuoi che abbia? Lui... A tutto. Ma lui è negativo a tutto. In campo no. Lui, no, ma qualunque possa essere qualche cosa che abbia a che fare con l'inquinamento, ma per lui non esiste. È una persona che è sicura, che si... come no, non certo. Che non un messaggio si trascura. Anche per quanto riguarda sempre il tema allenatore, avrebbe fatto molto piacere a Angelo Pollina, perché Antonio ci scrive: l'allenatore ideale avendo commesso come presidente è Paolo Sosa. Arrivederci. Quindi... Basta. Sono d'accordo con il tuo arrivederci. Basta. Paolo Sosa. Io sono d'accordo con Angelo Pollina. Allora riprendiamo Prandelli. Perché no? Non possiamo riprendere Trapattoni. Come sta il Trap? Sta che bene? La vera Fiorentina tu l'hai vista in campo con Paolo Sosa. Quattro mesi. Non può mica fare un campionato con 12 giocatori. Però, giustamente, mi viene in mente però cosa ha detto dopo Gabriele Taverni. Dove è andato? Che ha fatto? No, dico, aveva anche una grande rosa. Aveva Marcos Alonso, Joaquin, ha avuto... Ma Paolo Sosa, aveva una grande squadra. Ma Alonso l'ha lanciato lui. Non giocava, l'ha lanciato Chiesa l'ha lanciato. Bernardeschi. Dio, quando la Fiorentina ha fatto, ha mantenuto, se il bilancio ce l'ha... Allora, dimmi una cosa, come futuro allenatore della Juve, meglio Paolo Sosa o meglio... No, fermati. Sì. Come futuro allenatore della Juve, scegli tra Paolo Sosa e Paolo Montero. Paolo Sosa, 300, Paolo Sosa 350 tutta la volte, tutta la Stefano? Vita. Paolo. Queste sono le zanzare che girano negli studi. Paolo Sosa o Paolo Montero? Paolo Sosa, guarda, pensa un po'. Però è una scelta che non mi aspettavo. No, io non mi aspettavo l'accostamento tra Paolo Sosa e Paolo Montero. Beh, Paolo Montero l'ha dichiarato pubblicamente che sarà il prossimo allenatore della Juventus. Ma che Dio, come ma, no? Ma. A San Benedetto del Tronto sta studiando per diventare allenatore della Juve. Sta studiando. È curato da Agnelli e compagnia cantante come se fosse un piccino che deve crescere. Che roba brutta. Io credo perché? Che ci sia Carrera prima di Paolo Montero. No, Carrera non... Carrera, io credo Carrera che nessuno dei due... Carrera per la Fiorentina sarebbe il nome giusto, vedi? Mi hai dato un assist. Massimo Carrera? Lo prenderei subito, immediatamente. Allenatore di grande intelligenza calcistica, è stato al fianco di Antonio Conte in tutta la cavalcata che ha fatto la Juventus. Allenatore interessante, io lo prenderei. Poi io non ha fatto la sua esperienza internazionale. Esatto, perché è al CSKA Mosca, se non ricordo male, giusto? Dove ha vinto campionato? Voglio dire, non è che non è Paolo Sosa, perché lui vince. Perché lui vince, non è Paolo Sosa. Ciao Paolo, so che l'omelette lo fai sempre buono. Perché... Ciao Paolo. No, dai, Paolo Sosa no. Devi io, dire la tua. No, ho già detto prima, io prima di andare su questi nomi, se tutto va e se comunque sia viene almeno dimostrato qualcosa, non voglio dire gioco spumeggiante o tengo quello che ho.
C'ho questa teoria che ormai... Scusa, come, ma come dissi per l'attaccante, anche per l'attaccante vale il solito discorso. Stefano, prego, A Firenze l'obiettivo è quello di vedere la Juventus non più vincente. Allora, certo. Meglio di Paolo Sosa, chi c'è? No, anche questo è vero, no, anche, no. Questo è vero. Ecco perché ti propongo Paolo Montero, proprio per cercare di indebolire un pochino, perché secondo me Paolo Montero non è all'altezza di allenare la Juventus. So che domani sera Angelo mi tira le orecchie, ma comunque... Chi, non... Paolo Montero? Sì. Ti tira le orecchie? No, Angelo Pollina, perché Angelo Pollina tra i due penso che finirebbe per propendere per Montero. Posso travestirmi tra Paolo Sosa e Montero? Carnevale Angelo passato, mi provo a travestire da Giorgio Michelin. Col fatto del coronavirus, no, che magari potrebbe riequilibrare il calcio in una maniera anche diversa, il fatto che a Castrovilli venga accostata la maglia numero 10... Sicuro. Ok, potrebbe essere una nuova magari bandiera, perché l'ultima bandiera è stato Francesco Totti e del resto non voglio sentire ragioni. Potrebbe essere un nuovo... GC10. Perché GC10. No? E questo lascerebbe anche intendere dal punto di vista della strategia di comunicazione e di marketing... Possiamo benissimo fare a meno di quello che è stato il punto di riferimento finora, alias Federico Chiesa, perché abbiamo già questo che oltretutto gioca con la maglia numero 10. Poi c'è Franco che ha la 7, quindi c'è problemi. Chi è Franco? Ribéry. Si sta continuando a sognare? Perché? Perché? Ormai le bandiere non esistono più, ma sono i calciatori che non vogliono essere più bandiere. Calciatore vogliono soldi. Guarda, e qua ti smentisco, Enrico. Giorgio, Enrico non è un romantico, come me. Non è un romantico. No, non sono romantico. Per nulla romantico. Non per poco, però, per nulla. Però Paolo Sosa, avrebbe un po' di romantico. Le bandiere che ci sono state, e sono state scelte dei giocatori di rimanere nelle squadre. Uno voleva rimanere in un posto, ma non gli venne permesso. I Totti, è una loro scelta. Se a Castrovilli, che sicuramente aumenterà di livello senz'altro, di con un anno di esperienza in più, sicuramente aumenterà di livello, fra uno o massimo due anni vedrai che... Uno voleva rimanere con la maglia numero 10 a Firenze, ma non lo fecero rimanere. Chi è? Roberto Baggio. Poteva essere la bandiera della Firenze. Un po' diverse, credo che quella società avesse bisogno per forza di cose di monetizzare... volendosi sdoganare dalla proprietà. Ed era un calcio vecchio, però nel calcio nuovo che potrebbe tornare indietro, chissà. Calcio nuovo, io sono d'accordo con Enrico, credo che le bandiere siano destinate a non esserci più, se non per scelta dell'interessato. Non mi fate sognare. Diciamo, cerco di smentire mettendo su un piano i Totti del Pieri Maldini, sull'altro quelli di cui stiamo qui a parlare, perché comunque nelle nostre interviste possibili che abbiamo fatto, insomma, tra l'altro stasera abbiamo Giocondo Martorelli, abbiamo Davide Randa e abbiamo il giovane Malucci. Sì, alternativamente il mio Alberto. Vai, scusa. Insomma, dicevo che parlando con Sebastian Frey, Enrico, lui mi ha spiegato, ripeto, non è sul livello di Totti del Pieri Maldini, però lui mi ha spiegato che credo perché se identifichiamo bene il periodo 2010-2011, al termine di quando a Montolivo fu tolta la fascia da capitano e fu data a Gamberini, la fascia doveva ricadere sul suo braccio e di fatto gli fu tolta. Perché? Questo è successo perché in quel preciso anno lui avrebbe chiuso, tra l'altro aveva rinnovato l'anno prima, avrebbe chiuso molto volentieri la sua carriera a Firenze, aveva 32 anni, questo insomma me lo ha detto senza problemi. Il problema fu che l'allora direttore sportivo della Fiorentina, Pantalea Corvino, gli mise all'interno dello spogliatoio un secondo portiere che... Arthur Boruz. Che insomma gli dette noia. Abbastanza noia. Noia. Quindi insomma quella fu la goccia un po' che fece traboccare il vaso e proprio lui mi ha spiegato che noi calciatori siamo numeri, testuali parole insomma... e che non sempre siamo noi a voler andare via o a voler non diventare bandiere, ma a volte succede anche che sono anche le società a spingere per un addio o per un motivo o per un altro. La diretta di questo sabato sera finisce qui, come avete sentito subito dopo la pubblicità che Massimo Papi manderà in onda, troverete le interviste possibili di questa sera. Ringrazio Gabriele Caldieron, labaroviola.com. Ciao Gabri, a sabato. Ciao Giorgio, a sabato prossimo. Grazie Enrico Rocitano, è stato un piacerone. Grazie, rivederti qui con noi. Finalmente non più skypato da casa, finalmente qui. In carne ed ossa. Lo sai che la cosa è reciproca. Infatti. Grazie Enrico, alla prossima. Grazie anche a Stefano Chini, che spero di vedere qui quanto prima. Ciao Stefano, grazie.
Un piacerone, grazie Giorgio, un saluto a tutti voi, a Gabriele in studio e a Enrico. Ciao. Grazie a Gabriele Taverni che vi ha condotto mano a mano in questa serata di comunicazione. Ciao Gabri. Grazie a te Giorgio e non perdetevi insomma le interviste mie di Greta Beccaglia. Subito dopo la pubblicità. Dell'esercito repubblicano irlandese. Dovrete uccidermi. La moglie? Sì, diciamo di sì. Le donne portano guai. Non lo fare. Devo sparire per un po'. La moglie del soldato. Domenica, 14:30, Toscana TV. Ogni giorno è un buon giorno. Mucchi, il potere centrale. Da oltre 20 anni, buoni, sani, biologici. Più vicini in questi giorni, affidabili, instancabili, sempre disponibili, puoi chiedergli di tutto: cucinare, lavare, pulire, giocare, parlare, conservare, asciugare, suonare, frullare. Ma se ti serve qualche amico in più, resta a casa, te lo portiamo noi, resta a casa, viene Euronics. Trova il negozio più vicino a te su www.euronics.it/cds. Euronics, orgogliosamente italiani. Global Cargo, tra i leader del settore trasporti e spedizioni internazionali. Le merci della tua azienda volano e navigano attraverso i 5 continenti. La gestione completa di tutto il processo operativo, dal ritiro in azienda allo sdoganamento e consegna. Specializzati in spedizioni di tutti i tipi, anche merce pericolosa e trasporti dedicati. Global Cargo, spedizioni per le aziende. Da 20 anni in tutto il mondo. Grazie a dentisti costantemente aggiornati e attrezzature di alto livello tecnologico, nei centri odontoiatrici Iris è possibile ritrovare il sorriso mediante cure per salvare i denti o, se troppo tardi, per sostituirli con l'implantologia. Nei casi più complessi e clinicamente idonei, il dottor Cesare Paoleschi effettua riabilitazioni anche con la tecnica degli impianti zigomatici. I centri Iris sono in Toscana e Liguria. Continuiamo a credere che il domani sarà migliore. Intanto, tuteliamo noi e gli altri. Prendiamoci cura delle nostre attività e delle nostre case, per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per la vuotatura delle fosse biologiche. Affidati a Mani Sicure. Affidati a Palma SRL. Disponibile 24 ore su 24. www.palmagroup.it. Un'eccellenza prodotta solo in Toscana da Mani Toscane. Un prodotto con origini centenarie legato alla sua terra. Un gusto unico e inconfondibile, bandiera della Toscana nel mondo. Prodotta seguendo il disciplinare di produzione, garanzia di tutela e sicurezza. Con la Finocchiona IGP porti in tavola il sapore e il gusto autentico della Toscana. Finocchiona IGP. Che spettacolo! We'll be right back.
In collegamento Skype con noi Giocondo Martorelli, procuratore storico, uomo di mercato a 360 gradi. Buonasera Giocondo, come va? Ciao Greta, buonasera a tutti voi. Va abbastanza bene. Siamo un po' al capolinea, siamo un po' alla fine per quello che riguarda un po' questo modo di stare un po' attenti a tutto quello che sono state le imposizioni del nostro governo, e quindi da domani probabilmente ricomincerà una nuova vita. Un momento quindi, un po' particolare, diciamo. Molto. Come cambierà proprio per questo il mercato e il valore dei calciatori post e durante questa pandemia? Come scusa non... Come cambierà il mercato, il valore dei giocatori nel mercato post e durante questa pandemia? Bah, sicuramente avrà un cambiamento radicale, nel senso che in questa fase e questo mercato che si presenterà estivo sarà sicuramente all'insegna di un mercato dove probabilmente ci saranno molti scambi e molti calciatori che probabilmente avevano delle quote molto alte di valore, ci sarà un ridimensionamento consistente. Però penso che questo ridimensionamento lo subirà soprattutto il calciatore medio, perché calciatore di prima fascia penso che sarà sempre quotato con cifre molto importanti. E quindi potremmo fare degli esempi per far capire a chi ci ascolta coloro i quali probabilmente subiranno meno questo tipo di crisi, tra virgolette. Quindi rimanendo in Toscana, rimanendo a Firenze, se Chiesa dovesse partire... Bravo, infatti volevo chiederti il valore di Chiesa. Se cambierà, secondo te quanto vale? Che prima o poi la domanda sarebbe arrivata. Bravo. Quindi, ecco, io considero Chiesa un calciatore di primo livello e di conseguenza non penso che la Fiorentina se ne possa disfare al di sotto di certe cifre considerevoli e importanti. Su quello non c'è dubbio. Poi eventualmente, ripeto, il mercato di calciatori medi probabilmente subirà sicuramente un ridimensionamento importante. Il valore però secondo te di Chiesa in cifre ad oggi? Ma guarda, io non penso che si possa discostare molto da una valutazione che si era già data l'anno scorso, quindi è un giocatore che ancora ha 24 anni e nel pieno della maturità, con un margine di crescita notevole, uno dei giocatori più rappresentativi e più importanti anche della nostra nazionale. Certo. Quindi non penso che cambierà molto rispetto al valore del che più o meno era dato già l'anno scorso. Quindi non so, gli ipotetici 70 milioni, poi possono essere 60, possono, a secondo poi se ci può essere una contropartita tecnica in un eventuale trasferimento, perché non è detto che ciò avvenga, perché io penso che una società importante come quella della Fiorentina, che andrà ad affrontare un futuro particolare, importante, perché il commisso più volte ha dichiarato che questa sarà una squadra che sarà nei prossimi anni molto molto competitiva, e non dimentichiamo anche il grande lavoro che è riuscito a fare in questo periodo, in questo anno, Daniele Pradè, e a creare un ottimo rapporto sia con il papà di Federico, con Enrico Chiesa, con lo stesso ragazzo. Quindi niente lascia precludere che ci può essere anche una continuità di Chiesa nella Fiorentina. Io non lo escludo, ecco. Mentre come valuti il futuro di un altro piccolo campione, Castrovilli? Ma ha avuto un progresso esponenziale, nel senso che chissà chi conosce il calcio, chi conosce i calciatori, e appena 12 mesi fa militava in un campionato di Serie B senza arrivare a grandissimi livelli. L'anno scorso ha fatto un campionato più che buono, più che dignitoso, ma senza raggiungere vette straordinarie. Quindi quest'anno in Serie A nessuno probabilmente si aspettava un'escalation così importante e così devastante, se vogliamo. Quindi anche lui si parla di un profilo molto giovane, con margini di crescita importante, però penso
per lui sia un discorso diverso, perché come ha fatto Chiesa in passato ha bisogno di confermarsi in Serie A e di avere ancora la possibilità di essere un protagonista in questa Fiorentina. Quindi nell'immediato futuro non vedo per lui in questa fase, ripeto, certo, secondo me un momento che possa approdare ad altre società. Ma è stato anche merito di Montella che l'ha notato? Ma certo, è merito di tutti. Quando ci sono questo tipo di evoluzione è merito di una società, dei dirigenti che hanno individuato in lui la possibilità di far parte di questa rosa, e quindi mi riferisco a Pradè, poi il grande lavoro di Montella che gli ha dato la possibilità di poterlo inserire in un contesto nuovo, giovane, a dargli la fiducia, la consapevolezza di poter fare le cose che potenzialmente già sapeva fare, quindi inevitabilmente i meriti vanno suddivisi in parti uguali, però poi naturalmente il merito maggiore va dato al ragazzo che ha queste grandi qualità innate, che è stato bravissimo a metterle a disposizione della squadra e per se stesso naturalmente. Il ritorno di Ribéry invece inciderà nella Fiorentina? Beh, è un giocatore, forse è il giocatore più talentuoso, più importante che la Fiorentina ha, anche sotto la forma dell'esperienza, dell'internazionalità che esso rappresenta. Quindi sarà un valore aggiunto, e quindi per Iachini, se si dovesse riprendere il campionato, se si dovesse continuare ancora a completarlo questo campionato in questa stagione, sarà sicuramente un valore aggiunto. E lo stesso possa verificarsi anche per la stagione che andremo ad affrontare 2020-2021. La tua figura di procuratore perderà o ci guadagnerà da questa situazione? No, non penso né perderà né guadagnerà, nel senso che la nostra figura rappresenta un qualcosa oramai di importante, di storico, per quanto riguarda questa i calciatori. Questa situazione legata al momento di pandemia globale? Ma questo momento sicuramente ci ha reso tutti nella possibilità di non poter operare in maniera concreta, però attraverso il telefono, attraverso quello che potevamo mettere a disposizione del nostro mondo calcio, siamo riusciti a mantenere i rapporti e a poter lavorare. Ma sicuramente, ripeto, questa è stata una situazione che ha colpito tutti, e quindi tutti siamo nella stessa situazione. Non ci sono stati poi dei vantaggi per i direttori sportivi, per le società e meno per i procuratori, quindi siamo tutti nella stessa situazione di grande difficoltà e ripartiremo alla pari. Quindi ripeto, non vedo né vantaggi e né svantaggi nell'immediato futuro. E il calcio italiano riuscirà comunque a cambiare, forse anche in positivo? Ma il calcio italiano secondo me è una domanda abbastanza particolare, perché per me rappresenta qualcosa di molto positivo da un punto di vista azienda calcio. È la terza azienda italiana come contributo allo Stato dal punto di vista economico, e rappresenta lo sport più importante per tutti gli italiani, è lo sport che è trainante verso tutti gli altri sport italiani, quindi penso che alla fine tutto questo può produrre solo sempre e continuare a produrre positività. Puoi raccontarci una delusione più grande della tua carriera e anche una soddisfazione più bella? Vabbè, sai, io non sono giovanissimo, 30 anni di storia. Infatti, nella tua carriera. Sì, appunto, però non è facile, sì, ma più che delusione, ecco, allora, ci sono diversi tipi di delusione, sia da un punto di vista di rapporti da giocatori che probabilmente non mi sarei aspettato dei comportamenti non positivi, e sia da un punto di vista proprio così, dove avrei scommesso molto su qualche calciatore che probabilmente avrebbe fatto una carriera più importante. Quindi per esempio una delusione dove, da un punto di vista proprio tecnico, dove io mi sarei aspettato tantissimo, dove probabilmente avrei puntato moltissimo. Mm-hmm. È un giocatore che viene proprio dalla Fiorentina, si chiamava Giacomo Bonoro, un 80, un esterno sinistro
che aveva tutte le qualità per diventare un grandissimo calciatore. E purtroppo ha fatto l'esordio con Mancini in Serie A a Milano, ero a vederlo quella sera, ero lì presente contro il Milan, e poi andò in B a giocare nella Pistoiese e a distanza di proprio un anno, due, si è perso per motivi personali che non sto qui ora a spiegare, però è stata una delle più grandi delusioni, ma ripeto, legata soprattutto a quello che io avevo individuato verso questo ragazzo. E poi le soddisfazioni sono veramente anche tante, di tanti calciatori. La più bella, quella più significativa. Vabbè, il rapporto con Bergomi sicuramente rappresenta la gioia più grande. Per me che non essendo nato nel mondo del calcio, cioè non avendo giocato a grandi livelli in Serie A, cioè nei professionisti, venendo da un mondo completamente sconosciuto ed essere il procuratore del capitano dell'Inter, del calciatore che ha fatto 4 mondiali alla fine della sua carriera, che ancora oggi possa rappresentare il rapporto forse più longevo del nostro calcio, perché non penso che esistano rapporti ultra trentennali tra calciatore ad agente legato anche ad un rapporto che va al di là dell'aspetto professionale, è la soddisfazione e aggiungo l'orgoglio più grande per un professionista, e quindi ne vado fiero di questo. Grazie mille Giocondo Martorelli per essere intervenuto qui alle interviste possibili di A Tutto Gol. Ciao Greta, a presto e un saluto a tutti voi. E ti aspettiamo in studio il prima possibile. Ha vestito per 8 lunghi anni la maglia viola con 100 presenze, difensore di lungo corso. Abbiamo con noi Alberto Malucci. Ciao Alberto. Ciao, buonasera. Senti, innanzitutto tu sei responsabile anche della scuola calcio, della Rondinella. Quindi insomma, come stai passando un po' questo periodo e se stai sentendo anche i tuoi ragazzi, chiaramente? Sì, ci stiamo sentendo saltuariamente con i ragazzi. È chiaro che manca a tutti il campo, manca tutto e purtroppo non so quanto potrà allungarsi il tempo, speriamo a breve di ritrovarsi, perché veramente non se ne può più. Senti, tu sei toscano, insomma hai trascorso, come dicevamo, 8 anni con la maglia viola. Quanto è grande, insomma, la soddisfazione di poter vestire quella maglia, che è la più importante, insomma, di tutta la regione, questo lo possiamo dire. Da toscano poi. Sì, allora ti dico che esordire con la squadra, con una maglia dove appunto io ci sono nato, io ho fatto 7 anni professionista e altri 4 nel settore giovanile, quindi riuscire ad esordire nello stadio che è uno spettacolo, quando sali le scale lì è veramente un'emozione unica e sinceramente non si può descrivere, bisognerebbe provarlo. Io ho avuto la fortuna, sono contento di esserci riuscito e tante volte quando mi metto a parlare lì ai ragazzi che mi vedono come, tra virgolette, come un dio, no? che ho giocato in Serie A, i bambini che si apprestano a venire a scuola calcio, quelli che alleno nel settore giovanile, tante volte mi soffermo e cerco di fargli arrivare questo messaggio, che il fatto di venire a giocare non è tanto così, vero sì il divertimento, vero tutto, però ci vuole anche tanta passione, tanta dedizione, tanta voglia per arrivare a raggiungere questi traguardi, e gli faccio capire l'importanza, perché veramente giocare con 50-60 mila persone allo stadio, insomma, è tanta roba. L'allenatore della Fiorentina adesso è un allenatore, un mister, insomma, che tu conosci molto bene perché ci hai giocato per tanti anni. L'ha sentito, Beppe? Allora, l'ho sentito e siamo stati a cena credo una decina di giorni, 15 giorni prima che succedesse questa pandemia. E l'ho rivisto, sempre uguale. Beppe, come l'ho lasciato quando si giocava insieme, è rimasto uguale. Genuino, schietto, veramente una persona fantastica.
Senti, tutti insomma lo descrivono, no? C'è anche quel famoso coro, come un mastino insomma in campo, come un calciatore che metteva grinta insomma in ogni centimetro veramente di rettangolo verde. Ma fuori dal campo com'era Iachini? Nei ritiri, insomma, nello spogliatoio, che persona era più che insomma che calciatore era? Aveva due facce. E quando c'era il momento di scherzare, scherzava, era il primo, però poi era un professionista esemplare, quindi sapeva quando si poteva scherzare, ridere, scherzare, e quando appunto c'era da fare le cose sul serio. Infatti quando giocava per lui non c'era amicizie che contavano, sul rettangolo la grinta era quella che prevaleva, e per questo insomma ha sempre... Lui, ho fatto una constatazione che lui da quando ha iniziato, giovanissimo, credo che 40-45 anni che è nel mondo del calcio, e quando giocava appunto voleva arrivare a far qualcosa, e lui ce l'ha fatta con grande determinazione. Lo ammiro per questo, perché veramente ha raggiunto dei traguardi importanti, e spero che possa riuscire a raggiungere traguardi importanti anche con la Fiorentina, perché se lo merita. Pensi che possa davvero essere l'allenatore del futuro per la Fiorentina, insomma, almeno per il prossimo anno? Insomma, come giudichi anche un po' il lavoro che ha svolto adesso? Beh, sai, io lo giudico per quello che ho visto, però è chiaro che faccio il tifo io per tutti quelli che hanno giocato insieme a me. Facevo il tifo per Pioli, faccio il tifo per Iachini, e credo che il vero valore di un allenatore, in questo caso di Iachini, si possa vedere se inizia una stagione, perché magari ha la possibilità di fare mercato, ha la possibilità di volere la squadra sua, e poi da lì potremmo tirare insomma delle somme. E ad oggi sinceramente sta facendo un ottimo lavoro, però se l'è trovata la squadra, si è trovato questo gruppo, ed è un gruppo costruito da altri. Quindi il vero valore del mister, di Beppe, si potrà constatare al momento in cui avrà lui deciso la squadra che vuole, il modulo da attuare, insomma, insieme agli addetti ai lavori, e si potrà dare un giudizio. Ti riavvolgo un po' il nastro. Ti ricordi un episodio, insomma, un aneddoto su di lui che ti è piaciuto particolarmente, insomma, che ti è rimasto impresso in mente quando giocavate? Sì, lo dico sempre, perché con lui abbiamo condiviso anche qualche ritiro insieme in stanza, in camera, e mi ricordo sempre, era veramente, quando si dice un professionista serio, se no uno non lo direbbe nemmeno, è perché avendolo toccato con mano ti posso dire che era veramente uno che badava ai minimi particolari. Mi ricordo sempre che prima di andare al campo, la domenica, no? Si pranzava, poi il mister ci dava la formazione, poi ci aveva sempre un lasso di tempo di un'ora per appunto prendere il pullman e andare allo stadio. E dopo la formazione mi ricordo che lui si rientrava in stanza per quell'ora e stava con le gambe alte, no? Perché faceva bene alla circolazione del sangue. Quindi sono tutti aneddoti carini da ricordare, per far capire il personaggio. Dopo gli allenamenti era sempre sul lettino a farsi massaggiare per fare un massaggio defatigante, prima dell'allenamento, cioè badava veramente al fisico. Senti, tu giocavi difensore, cosa manca alla difesa della Fiorentina ad oggi, secondo te? Anche a livello magari di qualità, insomma, di uomini singoli. Allora, vedendo un attimo persona per persona, sono tutti giocatori di buon livello, quindi cos'è che manca? Può mancare magari il prossimo anno un Casares più giovane, non so cosa farà Pezzella, se rimane o non rimane, non so se è arrivato, tanti anni che è qua, ha avuto quest'anno alti e bassi. E quindi mancano giocatori, secondo me, per far grande la Fiorentina, che sono abituati
a lottare per andare in Europa, per giocare in Europa, esperienza. Credo che poi alla base di tutto è questo. Allora noi ringraziamo davvero, insomma, Alberto Malucci per essere stato con noi, insomma ti aspettiamo presto anche nei nostri studi, chiaramente. Grazie, grazie a voi, a presto, ciao. Con noi Davide Randa, il tifoso VIP di A Tutto Gol. Ciao Davide, come stai e come stai passando questa quarantena? Ciao Greta, ciao a tutti gli amici. Come sto passando questa quarantena? Insomma, diciamo che mi aspetto al più presto una ripresa su tutti i fronti, sia lavorativi, sociali e sportivi anche, no? Perché comunque ci manca tantissimo anche il momento di sport nella nostra vita. Infatti ne parleremo tra poco. Bene. Sei anche il proprietario del Giuggiolo, un ristorante vicino allo stadio, luogo di ritrovo di calciatori, tifosi, presidenti, procuratori. Puoi raccontarci qualche aneddoto che è successo lì? Sì, sì Greta. Ti dico, qui molto spesso, essendo vicino allo stadio, capitano giocatori, dirigenza, tifosi. Stanno scorrendo infatti alcune foto, però se vedi... Sì, le sto vedendo. Ci mancano questi momenti, Greta, ci mancano molto perché fanno parte un po' del nostro credo, che è quello di far sentire gli amici a casa. Ci mancano questi momenti. Aneddoti te ne potrei raccontare tanti. Sono curiosa, uno in particolare. Uno in particolare mi ricordo quando Stefan Jovetic andò via da Firenze. Io ancora non ero proprietario, facevo ancora il cameriere qua, e mi ricordo di questo pranzo di tutti i ragazzi con Savic, Rebic, Vargas, c'era Ilicic, e loro vennero a mangiare qua a pranzo. Quando erano al caffè mi ricordo che arrivò la macchina di Stefan e con una faccia molto molto triste, sai, non l'avevo mai visto in questo modo. Entrò, andò subito al tavolo dei ragazzi, li abbracciò uno per uno e poi prese e andò via. Ci salutò, una stretta di mano, un abbraccio e andò via. Poi dopo poche ore abbiamo saputo che sarebbe passato al Manchester City. Quella è stata un episodio che mi è rimasto molto impresso, sì. E già me l'hai detto un po' prima, ma quanto ti manca la presenza dei tifosi posto anche prima della partita al Giuggiolo? L'atmosfera, allora, che si crea, quello insomma che provano anche. Guarda, manca tantissimo, mancano le voci, le sciarpe, i colori che a volte portano anche mentre mangiano prima di andare allo stadio, mancano i motorini che passano e che sfrecciano, manca un po' tutto. Io spero di tornare presto alla normalità anche per questo, perché è un aspetto molto 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 sentimentale che noi abbiamo qua, essendo vicini allo stadio, essendo amici e in stretto contatto anche con la società, i dirigenti, i giocatori. Proprio sulla società, cosa ne pensi di Commisso? Ti piace? Commisso a me personalmente piace. Credo che lui abbia comunque capito che Firenze, l'Italia, non è l'America. E che quindi, sì, grande voglia, grande aspirazione, però credo che abbia iniziato a capire che l'Italia è cosa ben diversa. E da tifoso, sei soddisfatto dell'attuale Fiorentina? Soddisfatto è un parolone, Greta, soddisfatto è un parolone perché... Tu sei tifoso dalla nascita. Io sì, sangue viola fin da quando ero bambino, 6 anni la prima volta, quindi sempre sempre viola. E vorrei di più, Greta, vorrei una squadra che potesse aspirare a una Coppa UEFA, a un piazzamento migliore, a... una rosa più appetibile ancora, anche se comunque Castrovilli, Chiesa fanno della Fiorentina comunque
una squadra giovane ma con grandi potenzialità. È normale che lo vorrei nell'immediato, certo. E Iachini come allenatore? Iachini come allenatore, Beppe piace, però credo che la Fiorentina abbia bisogno di un qualcosa di più, di un Di Francesco di 2 anni fa. Più Montella o Iachini, passato e presente, per la Fiorentina attuale? Montella era un ciclo finito. Era un, passami il termine, non dispregiativo, una minestra riscaldata, no? Quindi Firenze comunque aveva bisogno di una botta di entusiasmo un po' più forte. Questo Iachini, però, non credo che sia l'allenatore giusto per il proseguo della Fiorentina. Io ti ringrazio. Spero presto di poter venire al Giuggiolo, come anche tutti i nostri telespettatori a casa, e grazie di nuovo. Grazie a voi Greta, un abbraccio e spero di potervi avere presto qui con noi.